Questa mattina manifestazione per l'inaugurazione dell'auditorium al Francesco Ferrara di Mazara. Sindacati in campo per la sanità pubblica, un sit-in all'ospedale di Trapani. Al via la stabilizzazione dei precari ASU in Sicilia. Oggi torna il blog di Salvatore Giacalone. Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Tele 8. Entriamo subito nel vivo, come di consueto, del nostro telegiornale odierno. Incidente stradale stamattina sulla SP21 di fronte all'ex aeronautica nella parte nord di Marsala. Zona questa interessata spesso a sinistri stradali sia in un senso che verso lo Stagnone. Spesso macchine nella curva che insiste sulla strada autonomamente finiscono per sbattere sul muro di cinta dell'ex caserma, a volte provenendo da Marsala, magari per colpa del manto stradale bagnato, il guidatore, sempre nella curva, perde il controllo della vettura e finisce fuori strada in prossimità dei binari della ferrovia. Questo è quanto deve essere accaduto stamattina, come testimonia la nostra foto. Ennesimo incidente autonomo. Dalle prime informazioni sembra che non ci sia alcun ferito, ma soltanto danni alla vettura. Sindacati in campo per la sanità pubblica, un sit-in all'ospedale di Trapani. Sentiamo. La CGIL, la Funzione Pubblica e lo SPI-CGIL sabato mattina scenderanno in piazza insieme manifestando con un sit-in per difendere e chiedere azioni funzionali al rilancio della sanità pubblica. Il presidio si terrà dalle 10 alle 12 dinanzi l'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani per chiedere risorse per il sistema sanitario, per potenziare la medicina territoriale, per ridurre le lunghe liste di attesa, le disuguaglianze territoriali, per ridurre la mancanza di personale e l'affollamento del pronto soccorso. Le cittadine e i cittadini della provincia di Trapani scrivono in una lettera aperta ai segretari generali della CGIL Liria Canzoni, della Funzione Pubblica Caterina Tusa e dello SPI Franco Colomba, sanno di non poter contare su una sanità ospedaliera e territoriale efficiente, forte, capace di soddisfare le loro esigenze sanitarie. Le responsabilità sono essenzialmente nazionali e regionali. Negli ultimi tempi, scrivono i sindacalisti, si sono susseguite riforme sia della rete ospedaliera che di quella distrettuale, tese a depotenziare il servizio sanitario, ed è mancata inoltre la formazione di un numero di medici e di specialisti adeguato alla necessità epidemiologica. La mobilitazione che si terrà in tutte le principali città della Sicilia si inserisce nell'ambito delle azioni sindacali in ambito sanitario intraprese dalla CGIL Sicilia, che lo scorso giugno ha presentato una piattaforma per chiedere cure sanitarie adeguate ai bisogni di salute delle siciliane e dei siciliani, per chiedere investimenti nella prevenzione, nella tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, per ottenere il potenziamento della medicina territoriale e la perfetta funzionalità degli ospedali pubblici della regione e garanzie sull'applicazione sulla legge della non autosufficienza. Sarà fatta brillare venerdì 22 marzo la bomba d'aereo americana di 600 libbre rinvenuta lo scorso 16 gennaio in un fondo agricolo a Santa Ninfa. Gli operai di un cantiere edile che stavano realizzando un impianto fotovoltaico facendo degli scavi hanno trovato la bomba. Sul posto sono subito intervenuti i militari del 4 Reggimento Genio Guastatori di Palermo che l'hanno messa in sicurezza. La prefettura di Trapani coordinerà tutte le operazioni di disinnesco e brillamento. Durante tutta la mattinata dell'intervento sarà interdetto il traffico nella zona rossa, inclusa nel raggio di circa 1500 metri dal luogo in cui è posizionato l'ordigno. Siamo a Trapani, l'imprenditore Andrea Bulgarella dice depistaggio ai miei danni e fa riferimento alle sue vicende professionali e a quelle giudiziarie a partire dagli anni 90 fino al 2015.
L'imprenditore valdericino Andrea Bulgarella ha presentato una querela alle procure di Caltanissette di Genova denunciando un depistaggio attuato nei suoi confronti da un sodalizio criminale di uomini di Stato, falsi mafiosi, consulenti compiacenti, giornalisti, portavoce delle procure, che trova ampio riscontro nell'infondatezza delle accuse gravissime che mi sono state rivolte. Sono 9 i nominativi indicati all'attenzione degli inquirenti. I fatti a cui si riferisce Bulgarella, impegnato con la sua azienda in importanti lavori di restauro conservativo di immobili di pregio a Trapani, Pisa, Livorno e altre regioni, ed ex presidente del Trapani Calcio, si riferiscono alle sue vicende imprenditoriali e giudiziarie che prendono in esame un periodo che va dagli anni 90 in poi. Ho riflettuto a lungo prima di decidermi a scrivere e depositare questa denuncia, dice l'imprenditore, ma sento il dovere di farlo, non solo per ripristinare la verità dei fatti e per combattere fino alla fine un sistema che mi ha danneggiato sotto tutti i punti di vista, ma per difendere chi ha patito le mie stesse difficoltà. Il mio gruppo infatti è stato trascinato in una vicenda giudiziaria di cui sono stato una vittima inconsapevole. Da innocente mi devo difendere per le conseguenze negative che ancora oggi paghiamo a caro prezzo. I decreti di archiviazione emessi dal GIP di Firenze e di Milano nei miei confronti, ricorda Bulgarella, sono la sentenza di condanna di questo metodo criminale attuato da pubblici ministeri, dirigenti di polizia giudiziaria, falsi pentiti, giornalisti e avvocati prezzolati. Qualche giorno fa il governo italiano, su proposta del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha depositato il ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea avverso il regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 per quanto attiene ai controlli nel settore della pesca. Rispetto al suddetto regolamento, che come noto rende obbligatorio l'utilizzo da parte dei pescherecci di strumenti di controllo elettronico a distanza, in particolare telecamere a circuito chiuso e la registrazione elettrica delle catture, il governo Meloni aveva già espresso voto contrario in sede di approvazione. Niente stato di maltempo, di emergenza, maltempo in Sicilia, Musumeci dice, la regione non ha risposto nei tempi. Sentiamo. Non è stato riconosciuto lo stato d'emergenza di rilievo nazionale perché la regione siciliana non ha risposto per tempo e in modo esaustivo alle richieste della protezione civile. A sostenerlo nell'aula della Camera il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, rispondendo ad un'interrogazione del PD prima firmataria Giovanna Iacono. L'interrogazione, come spiega Musumeci, fa riferimento sia agli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio siciliano il 25, 26 e 30 settembre e 1 ottobre 2022 e nei giorni fra il 9 e il 13 ottobre dello stesso anno, sia agli eventi meteorologici avversi che hanno interessato il territorio della regione siciliana dal 9 al 12 gennaio 2023 e dal 20 al 22 gennaio dello stesso anno. Quanto ai primi eventi, a seguito dei quali il Presidente della Regione ha trasmesso nel marzo 2023 la richiesta di deliberazione dello stato di emergenza nazionale, si osserva che il Dipartimento della Protezione Civile ha chiesto alla Regione, con nota del 10 maggio, l'invio di ulteriori elementi tecnici necessari al fine di poter dare seguito alla prescritta istruttoria per la valutazione espeditiva. Non essendo pervenuto riscontro e in considerazione del lasso di tempo intercorso dagli eventi, aggiunge l'ex governatore siciliano, il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato al Presidente della Regione il 28 luglio 2023 di non poter procedere all'avvio dell'istruttoria finalizzata alla dichiarazione dello stato di emergenza, con la conseguenza che gli eventi avrebbero dovuto essere fronteggiati nell'ambito dei poteri e delle competenze attribuite dalla normativa vigente alle amministrazioni e agli enti ordinariamente preposti.
Sono allarmanti i toni del deputato regionale trapanese Dario Safina del PD, che interviene sulla vicenda che sta riguardando in queste ore la possibile impugnativa da parte dello Stato del collegato alla finanziaria regionale, all'interno del quale sono inseriti anche 4,2 milioni di ricapitalizzazione per l'Airgest, l'azienda che gestisce i servizi a terra dello scalo trapanese. Sentiamo. Una coltre scura e fitta si sta addensando sul futuro dell'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi. Lo abbiamo denunciato più volte nei mesi scorsi e più volte ci hanno dato dei detrattori, dei nemici dello scalo aeroportuale trapanese. Ora, se le perplessità sollevate dal Ministero delle Finanze dovessero trovare seguito, come è legittimo che possa essere, vedremmo andare in fumo milioni di euro di finanziamenti regionali e degli enti locali provinciali, soldi di noi contribuenti. Sono allarmanti i toni del deputato regionale trapanese Dario Safina, che interviene senza esitazioni sulla vicenda che sta riguardando in queste ore la possibile impugnativa da parte dello Stato del collegato alla finanziaria regionale, all'interno del quale sono inseriti anche i 4,2 milioni di ricapitalizzazione per l'Airgest, l'azienda che gestisce i servizi a terra dello scalo trapanese. Spero sinceramente, conclude il deputato, che anche questa volta la situazione rientri per il bene dell'aeroporto di Trapani e della sua provincia. Rimane comunque una spada di Damocle che va eliminata il prima possibile, perché il problema c'è ed è reale e, se non oggi, si ripresenterà inevitabilmente nei mesi a venire. Al via la stabilizzazione dei precari ASU in Sicilia, il servizio. Va a buon fine anche la soluzione che il governo regionale ha trovato per un'altra categoria di precari storici, ovvero i lavoratori impegnati in attività socialmente utili. Nel mio programma di governo era previsto lo stop al precariato e stiamo mantenendo l'impegno. Con questo obiettivo, raggiunto dopo la mancata impugnativa della norma sull'iter di stabilizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rendiamo la nostra regione più solida e ordinata, riconoscendo dignità e diritti a migliaia di lavoratori siciliani. Lo dichiara il presidente della regione siciliana Renato Schifani. Abbiamo dovuto attendere le decisioni di Roma sulla legge di stabilità, la norma che riguarda questa categoria di precari approvata nell'ultima finanziaria regionale non è stata impugnata così come immaginavamo, dichiara l'assessore regionale alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro Nuccia Albano. Ciò sancisce la bontà del provvedimento fortemente voluto dal governo regionale e al quale abbiamo lavorato assiduamente assieme all'assessore Falcone e all'onorevole Pace. Gli uffici stanno già preparando la circolare da inviare agli enti utilizzatori per velocizzare la fase di applicazione e avviare le procedure per la stabilizzazione. I lavoratori ASU dovranno poi presentare la domanda direttamente agli enti. Ancora qualche giorno per pagare le prime tre rate della rottamazione quater, lo ricorda Agenzia delle Entrate Riscossione. Il decreto mille proroghe infatti ha differito al prossimo 15 marzo i versamenti della definizione agevolata con scadenza 31 ottobre 2023, prima o unica rata, 30 novembre 2023, seconda rata, e 28 febbraio 2024, terza rata. La legge prevede una tolleranza di 5 giorni e pertanto saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 20 marzo 2024. La proroga riguarda anche le prime due rate con scadenza 31 gennaio e 28 febbraio 2024 per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di maggio 2023. E come ogni mercoledì, anche oggi torna la rubrica blog a cura di Salvatore Giacalone, che oggi ci parla dell'infrangersi dei desideri. Ascoltiamo. Quante volte si è vissuta la delusione nella vita? Probabilmente, se si va indietro con la memoria, ci accorgeremo che la delusione ci ha sempre fatto compagnia, sin da quando si era piccoli. Magari ci ricordano le volte in cui ti sei sentito respinto dagli altri bambini
o incompreso dagli adulti. Forse ricordi la morte di un animale o di qualcuno a cui eri legato, o quella volta in cui ti aspettavi di ricevere un regalo che però non è arrivato. Forse volevi una famiglia diversa, crescendo potresti avere sofferto perché ti sentivi diverso dagli altri, non all'altezza delle loro aspettative o delle tue, deluso perché magari non sei abbastanza alto, simpatico, bello, magro, brillante, magari oggi non hai trovato l'ammirazione e il successo che speravi. Magari in questo momento non hai il corpo, la mente, la relazione sentimentale o la famiglia che avevi immaginato. Tutti abbiamo visto nella nostra vita l'infrangersi dei nostri desideri, grandi e piccoli, e a volte semplicemente anche solo a quello che davano per scontato. Ci aspettiamo di arrivare puntuali ad un appuntamento ed eccoci imbrigliati nel traffico. Cerchiamo quel localino in riva al mare dove avevamo portato l'anno scorso e scorgiamo che è chiuso per la crisi energetica. Ti sei candidato, ma non sei stato eletto né alle politiche, né alle regionali, né alle comunali, e nasce in te una profonda delusione. Ti senti tradito da qualcuno, ma non pensa che magari tu hai fatto qualche errore di valutazione prima di candidarti. Eri sicuro di farcela, o almeno così gli amici ti hanno assicurato, e sei rimasto senza parole quando hai conosciuto i risultati. Avresti voluto sprofondare, prendertela con qualcuno e non con te stesso. È stata delusione cocente. Perché hai accettato la candidatura o sei stato obbligato a metterti in lista? Forse perché non ci conteniamo mai, si comincia a sognare, guardiamo il bicchiere sempre pieno e non pensiamo ad una probabile delusione. Esempi non ne mancano. Siamo single e vorremmo una compagna, abbiamo una compagna e a volte invidiamo gli amici single. Pensiamo con gioia alle persone, ma una volta che ci siamo ci annoiamo da matti e finisce col mancarci proprio quello stesso lavoro che non vedevamo l'ora di lasciare. E allora dai benvenuto a questa esperienza di vita che si chiama delusione e che può insegnarti molte cose. L'importante è non ricadere nell'errore e pensare sempre a quel bicchiere sempre pieno. Alla prossima! In vista delle elezioni amministrative previste per l'8 e 9 giugno 2024, i consiglieri comunali Girolamo Billardello e Maurizio Pipitone e il portavoce del movimento Voci Democratiche, già aderenti al progetto di Nicola Cristaldi Sindaco, per rafforzare l'idea di espressione moderata e progressista in grado di dare voce a pezzi importanti della società cittadina, oggi non rappresentata, comunicano dopo un incontro alla presenza di aderenti al progetto e dei futuri candidati al Consiglio Comunale la nascita della lista civica Movimento Democratico. 163 milioni di euro di risarcimento per i disagi aerei del 2023, Italia rimborso, rivela tendenze e prospettive del settore aereo italiano. Il 50% dei voli con disservizi sono Wizz Air o Ryanair. Ascoltiamo la dichiarazione di Felice D'Angelo, CEO di Italia Rimborso. Un appuntamento importante, quello di Italia Rimborso, è quello del report 2023. Come ogni anno e ormai da 4 anni, Italia Rimborso Data studia, approfondisce e analizza con il proprio team di ricerca e sviluppo tutti quei dati che riguardano il trasporto aereo italiano. Dati che vanno dalle compagnie aeree agli aeroporti e ai passeggeri, tenendo come base 50.000 segnalazioni relative a disservizi aerei, quali ritardi, cancellazioni o problemi appunto legati ai bagagli. Italia Rimborso opera nel pieno rispetto del regolamento europeo 261 del 2004 ed essendo una PMI innovativa analizza e studia appunto tutti quei dati che possono essere
frutto dell'attività svolta e li mette a disposizione della collettività per materia di studio e di approfondimenti per migliorare sempre più tutto quello che riguarda il comparto del trasporto aereo italiano. Abbiamo analizzato tra i vari dati le compagnie aeree che sono maggiormente presenti, che commettono più di servizi aerei legati anche all'innumerevole numero di voli che mettono a disposizione dei cittadini italiani. Tra queste emergono due principali compagnie aeree straniere, ma che operano in Italia, che sono due low cost, quali Ryanair e Wizz Air. Malpensa è l'aeroporto dove si verificano maggiormente di servizi. Abbiamo parlato e studiato quindi sul 2023, ma abbiamo anche lasciato un buon commento di quello che si prospetta per il 2024 dalla riforma Cartabia entrata in vigore, che sta iniziando a produrre i suoi effetti durante quest'anno, ai nuovi aeroporti che stanno per lanciarsi sul mercato, quali quelli di Salerno e quello di Reggio Calabria, alle compagnie aeree italiane e non, che stanno incrementando alcune rotte, tra cui anche alcune destinazioni turistiche che saranno molto in voga anche nel 2024, come ad esempio Tirana. Queste informazioni e altre di approfondimenti li troverete nel report del 2023, elaborato da Italia Rimborso e messo a disposizione della collettività. Le lancette non giravano più dai primi anni 90. L'orologio dell'ex chiesa di San Leonardo in Piazza Matteotti a Castelvetrano era fermo. Le luci interne ai quadranti erano spente e la città non aveva più il suo orologio comunale. Ci è voluto l'impegno economico di due aziende private e di un cittadino, l'ingegnere Giuseppe Taddeo, a far ripartire l'orologio che scandisce i minuti e le ore, quasi ridando così un tempo nuovo alla città. A rimetterlo in funzione è stato il trapanese Danilo Gianformaggio, unico orologiaio per impianti così grossi rimasto in provincia di Trapani. L'intero meccanismo che fa muovere le lancette sui quattro quadranti risale al 1930 circa. Negli anni poi più orologiai sono intervenuti nella manutenzione e la loro firma è apposta dietro tre dei quattro quadranti in marmo. E questa mattina si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dell'auditorium dell'Istituto di Istruzione Superiore Francesco Ferrara di Mazara del Vallo. La struttura mai collaudata, interdetta dai vigili del fuoco, grazie al progetto Restituiamo l'auditorium al territorio a cura dell'assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, è stata completata secondo le prescrizioni e ha ottenuto la piena agibilità. Durante l'inaugurazione è stato messo in scena il progetto Prologo a cura di Giacomo Bonagiuso. Ascoltiamo le interviste realizzate dal nostro direttore Roberto Marrone. Veramente una giornata storica, perché oggi si riaprono le porte di un ambiente grandioso che purtroppo è stato negletto per circa 20 anni. Grazie ai finanziamenti europei intercettati dall'assessorato regionale istruzione e formazione, siamo riusciti ad adempiere alle prescrizioni e a dotare di sedie a norma tutta la struttura. Oggi i ragazzi hanno tenuto a battesimo questa bellissima struttura. L'Istituto Ferrara per prima si appropria dell'auditorium, ma anche tutto il territorio mazzarese che vorrà avvalersi di questa struttura per finalità educative. Un sogno che si realizza intanto, quello della Presidente Grasciotta, che ha fortemente voluto la realizzazione del nuovo auditorium all'interno dell'Istituto Ferrara. Una struttura fantastica, 500 posti con un'acustica perfetta e un palco in grado di accogliere non solo i ragazzi ma tutti gli eventi culturali di questa città. Uno spazio che la stessa preside ha già reso disponibile all'intera città di Mazara, per cui sono certo che diventerà una vera opportunità. Oggi ci è stato dimostrato quello che sa fare la scuola, cioè sognare e trasferire i sogni dalla immaginazione, dalla volontà a una realtà, e questa è la scuola che ci piace.
Beh, oggi è un motivo di vanto essere qua perché raccogliamo i frutti di un lavoro molto complicato che non aveva una vera programmazione. Noi abbiamo deciso in maniera parallela di finanziare le strutture e di fare bandi per riempire quelle strutture non solo con gli arredi ma anche con gli eventi. Tant'è vero che abbiamo appena finito di dire che abbiamo pubblicato un bando di 30 milioni di euro affinché le scuole possano riempire gli auditorium, le palestre, gli spazi comuni con eventi di tutti i tipi. Ai presidi è concesso fare tutto quello che vogliono perché la circolare ha delle maglie così ampie che permette a tutti di poter intervenire. E io sono fiero di sapere che spazi come questo, che appartengono non solo alla scuola e alla città, possono essere pieni di eventi negli orari post-scolastici per realizzare progetti educativi, didattici, culturali, sociali, ricreativi, sportivi che diano ai giovani la possibilità di potersi esprimere. L'arte di essere donna fra impegno e passione. Il Chivanis di Trapani celebra l'universo femminile. Donne protagoniste di lotte per i diritti civili, ma anche dell'arte. Tra il ricordo delle conquiste sociali e le riflessioni sulle discriminazioni e le violenze di genere, la Giornata Internazionale della Donna celebra il mondo femminile con un evento organizzato dal Chivanis Club di Trapani al Museo Pepoli. Il pomeriggio ha raccolto diversi momenti tutti intensi ed emozionanti. Il primo si è aperto con la visita virtuale della struttura museale inerente ai più importanti dipinti ed opere d'arte sulla donna. Il secondo momento ha visto le relazioni giuridiche sul tema a cura dell'avvocato Gabriele Orlando e Caterina Maria Peraino, già sindacalista e componente commissione pari opportunità. Ed era questa l'ultima notizia, io come sempre vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che potete continuare a seguirci sul nostro sito web e sulla nostra pagina Facebook e vi do appuntamento alla prossima edizione. Buona prosecuzione di giornata.